Bene, partiamo da un semplice ma verissimo presupposto, che è: questo video non ti farà diventare ricco. Non è l'azione del guardare un video che ti sconvolgerà la tua vita o che perlomeno inizierà a farti cambiare la tua vita poco a poco, ma sarà semplicemente l'azione dell'agire. Questo è valido per questo video, ma è valido per qualsiasi video dove leggi 5.000 euro al mese. Devi fare qualcosa. Ecco, forse ci perdiamo un po' spesso sull'azione, perché siamo sempre assolti dalla nostra solita routine ed è molto difficile uscire dalla routine. Prova a pensare quelle volte in cui ti sei trovato all'interno di una routine, potrebbe essere anche una relazione, no? Dove ti rendi conto che ci sono dei problemi ciclici, questi problemi si presentano sempre, ma ormai tutto sommato è comodo così. La routine tende a farti accettare le cose che normalmente in altre condizioni non avresti mai accettato. Quindi se oggi fai per esempio un lavoro normale dove svolgi le solite 8 ore lavorative al giorno, all'inizio magari ti pesava, poi visto che bene o male tutti al mondo fanno una roba di questo tipo, l'hai accettata come se fosse insomma la verità sacrosanta e ormai sei all'interno della routine. Senti qualcuno che ti promette, che ti fa vedere che ci sono altre possibilità, lì per lì ti ecciti, ma il dover sconvolgere la tua routine è così pesante da dire: sai che c'è, quasi quasi io ritorno nella mia routine. Questo è un vero problema. Intanto io mi presento, oggi non mi sono ancora presentato, sono Cristian Salerno, un musicista, come puoi vedere dallo strumento qui dietro, che dal 2009 ha trasportato la sua attività online. Se vai, fai una rapida ricerca, cerchi il mio nome, trovi contenuti dal 2009 e oggi, 2023, data di registrazione del video, sono ancora qui. Sono ancora qui, un motivo c'è, la mia faccia io l'ho sempre messa in tutti gli ambiti, non ho niente da nascondere e non... Io penso che una delle qualità più importanti di una persona, di un brand, di un'azienda, sia l'onestà. Qualcuno mi scrivete talvolta delle email e in questa email c'è scritto: Cristian, io ho scelto te come mio guru, ho scelto che tu sei il mio guru. Allora, va bene avere un mentore, avere una persona alla quale ispirarsi, ma io non sono un guru, cioè non con l'N maiuscola davanti, perché io non sono un guru. Guardati attorno e guarda come dicono i guru, lì fuori, i guru dicono sempre la parola, lì fuori, oppure ti insegno quella singola cosa, quando sentite singola cosa lì fuori, sono un guru. Comunque, a parte le battute, guarda un po' lì fuori e guarda che cosa fanno questi guru. Questi guru fanno delle robe, guru o non guru, ora, fanno delle robe, secondo me, inaccettabili. Ora, quando tu hai un rapporto con una persona, un tuo amico, un conoscente, e questa persona ti fa un colpo basso, tu che cosa fai generalmente? Ma il rapporto generalmente tende a freddarsi, no? Se quella persona mi ha tirato un colpo basso, non so, avevo raccontato un segreto a questa persona e scopro che il giorno dopo questo segreto lo sanno tutti, per me è un colpo basso, io con quella persona inizio a creare il distacco, fino a poi a totalmente a non sentirci e non vederci più. Normalmente nella vita normale di persone normali funziona così, sei d'accordo? Ecco, coi guru sembra non funzionare così. Allora, online si prendono parecchie fregature, le si prendevano essenzialmente nel primo internet, nell'internet 1.0, nell'internet 2.0, oggi è un po' difficile prendere fregature, nel senso che quando fai un acquisto online è difficile che tu hai pagato e quell'ordine, quel pacco non ti arriva, oppure che quella roba sia totalmente una ciofeca. È difficile perché oggi con l'avvento anche di Amazon, che se vogliamo ha alzato gli standard qualitativi, cioè spedizione in pochissimi giorni, e se il prodotto non ti piace lo puoi restituire entro 30 giorni, insomma i vari produttori sono un pochettino dovuti adeguare, se vogliono stare al passo e non vogliono perdere per piano tutti i clienti, sono dovuti adeguare a quest'alta qualità. Qual è l'unico settore dove c'è ancora parecchia fuffa e uno non sa mai se cade in piedi o cade male quando fa un acquisto? È proprio il mondo del guadagno online. Il guadagno online è una di quelle cose che attira tantissimo. Cioè, se vogliamo, i bisogni dell'essere umano sono, ok, bisogni primari, quindi mangiare, riprodurmi, quello che vogliamo, e poi c'è fare soldi, perché oggi in questa società senza soldi non riesci a far nulla. Quindi
Ok, se tu parli quindi a una persona, io ti insegno, io ti posso insegnare il modo per fare più soldi, in qualche modo ottieni la sua attenzione. Nel momento in cui hai ottenuto la sua attenzione, poi te la puoi giocare come vuoi, puoi cercare di proporgli un corso, un percorso che fa tutto, eccetera. Il problema è che quella persona, finché non paga, finché non entra dentro quel percorso, non saprà mai se quel percorso è valido oppure no. Intanto voglio dirti una cosa, che per la legge italiana tutti gli infoprodotti digitali hai diritto a 14 giorni di provare quel prodotto, quell'infoprodotto, e se non ti piace, ciao ciao, richiedimi i soldi, c'è il rimborso. Questo magari non te lo scrivono perché per loro è comodo che tu non lo sappia, ma su tutti i videocorsi di qualsiasi roba tu hai 14 giorni per provarlo ed eventualmente restituirlo. Come si fa a restituire un videocorso? Ovviamente non si può, quello che possono fare è toglierti l'accesso a quel videocorso. Quindi innanzitutto sappi che c'è questa possibilità, anche se nessuno te lo viene mai a dire. Ma il problema è che la gran parte di questi che ti promettono vieni nel mio corso, ti faccio vedere, sono persone che purtroppo non hanno mai fatto una lira online, cioè non hanno mai guadagnato nulla e il loro unico modo per guadagnare è insegnandoti a te a guadagnare. Ora, non ci vuole un genio, ma se a un certo punto vedi la pubblicità di uno che non hai mai visto, è difficile che quella persona, ok, a meno che quella persona non abbia sempre lavorato in background, dietro una grande azienda, a un certo punto si è licenziata da quell'azienda e ha deciso di mettersi in proprio, è difficile quando tu vedi un viso nuovo che è uscito fuori dal nulla, che magari ti fa vedere che va sulla Lamborghini all'interno di una super villa, viene poco facile crederci, no? Che una persona dal nulla così, poi generalmente quando vogliono ostentare uno stile di vita così alto, generalmente perché vogliono impressionarti di più. Questa è una cosa da tenere bene in chiaro, perché chi ha i soldi non gli frega niente di apparire, non apparire, storie su Instagram e altre balle varie, e questo è un dato di fatto. Però quello che è importante che tu sappia è che ci sono tanti di fuori che ti offrono tanti percorsi e tante cose. E tu mi dirai, ma io come faccio lì fuori a capire di chi fidarmi e chi no? Essenzialmente la maggior parte, tutti te la vogliono tirare in quel posto. Faccio un esempio? Facciamo un po' di nomi e cognomi? No, magari nomi e cognomi no, però faccio esempi, tanto ci capiamo. C'è un tizio online famosissimo, avrà 700.000 iscritti, viveva in Italia, adesso sta in Inghilterra, Brighton, un depopolato, pandani, capito? Ok, vabbè, siamo capiti. Questo signore aveva questo videocorso che forse ti insegnava a promuoverti sui social, che costava, se non erro, sui 400 euro. Quindi aveva lanciato questo corso di svariate ore che ti insegna a fare contenuti sui social, su Facebook, su Instagram, su YouTube, per 400 euro. E essendo lui, io penso, molto bravo in quello che fa, diverse persone hanno acquistato il suo corso. Che cosa è successo? Qualche mese dopo, questa stessa persona aveva autopubblicato un libro, l'aveva autopubblicato su Amazon e voleva spingerlo il più possibile affinché quel libro divenisse un bestseller. Allora ha iniziato a comunicare in maniera pesante su tutti i social, comprate quel mio libro, comprate il mio libro, ci tengo che diventi bestseller. Fatto sta che probabilmente le vendite non andavano così bene che questo personaggio ha deciso di fare una cosa, un colpo basso. Ha detto, ragazzi, solo per da qui ai prossimi 5 giorni chiunque acquisterà il mio libro, oltre al libro che costava 15-16 euro, oltre al libro riceverà anche il mio videocorso gratuito dal valore di 400 euro. Fiumi di persone che sono accorse a comprare quel libro, ottenendo anche come bonus il videocorso di 400 che persone qualche mese prima l'avevano veramente pagato a prezzo pieno. Vuoi che cosa è successo? Valanga di insulti nei commenti e tutti dicevano, ma io che sono stato pirla, che l'ho comprato a prezzo pieno, e tutti sono rimasti male. Ecco, quando fai un'operazione di questo tipo, cosa succede? Succede che lì per lì i soldi te li fai, come tutte le più grandi truffe, lì per lì i soldi te li fai. Bisogna vedere sul lungo termine, le truffe non riescono ad andare sul lungo termine. Quindi lì per lì i soldi te li fai, gente che ti ha comprato il libro perché comunque gli davi questo mega bonus. Però cosa succede? Che veramente tutti gli stronzi che ti hanno comprato il corso a prezzo pieno,
Che fine fanno? Che considerazioni hai di loro? Che rispetto hai nei confronti di quelle persone? Idem, altri formatori e altre cose. E gli stessi formatori, andate a vedere, insomma, li seguite, forse li conoscete meglio di me, gli stessi, ci sono dei video dove dicono non scontate troppo i vostri corsi, se no sembra un discount. E le stesse persone che cosa ti fanno? Ti fanno il super mega bonus, il super mega sconto. E ripeto, anch'io ho dei corsi online e faccio degli sconti, ma a chi ha già acquistato, quindi meritocrazia, almeno a chi è già cliente il prossimo corso se lo prende con uno sconto, e nel periodo del Black Friday, cioè una volta l'anno. E lo sconto, fidati che non è del 60-70%, ma parliamo al massimo del 15-20% di sconto. Questo secondo me significa lavorare in maniera etica, ma nel momento in cui inizi tu a fare prezzi diversissimi della stessa cosa a diverse persone, amico mio, quella non è onestà, quello significa voglia di soldi a tutti i costi purché tu accedi nel corso. Un mio carissimo amico è entrato in un corso di un altro formatore che si chiama Luca, diciamo così, e praticamente quel corso, non so, sparo numeri, costava 600 euro, lui era reticente, allora il venditore per messaggio diceva vabbè dai facciamo 500, e il mio amico era reticente, allora il venditore via WhatsApp ha detto ma possiamo fare 300, il mio amico era reticente, insomma alla fine quel corso gliel'ha venduto a 140 euro, da 500-600 passa euro che costava quel corso, alla fine 100, cioè... Va bene tutto ragazzi, però diamoci delle regole, diamoci dei limiti, ma soprattutto non continuiamo a prendere in quel posto. Ci sono persone che hanno speso i soldi pieni per quel corso, tu non puoi vendere per etica e per onestà quello stesso corso alla metà della metà della metà a un'altra persona o ad altri clienti. Ok? Questa cosa non si può fare. Quindi se voi vedete formatori che fanno una roba di questo tipo, non c'è poco da continuare ad adorarli, adularli e dire sei un figo, sei un grande, sei un genio del marketing. No, sei un grande, saprei bene che oggettivo utilizzare, ma vorrei monetizzare questo video, quindi non lo dico. C'è poco da veramente da seguire persone di questo tipo, perché come l'hanno piazzata in quel posto ad altri, il prossimo potrai essere tu. Ok? Quindi lì fuori c'è tanta gente che vuole ingolosirti in questo modo, che vuole insegnarti a guadagnare online, ma molti di quelli non hanno mai fatto una lira e molti altri di quelli sono disonesti. Per esempio, voglio farti vedere, sai che ogni tanto io ti faccio vedere non gli screenshot, perché anche gli screenshot, se voi vedete tutti gli screenshot che pubblicano su Instagram, invece sono tutti falsi. Sono falsi, perché come si fa a fare uno screenshot falso di una conversazione su WhatsApp? Vai su Google, scrivi WhatsApp fake chat generator e trovi mille modi per fakeizzare dei messaggi via WhatsApp. Quindi le immagini non servono a nulla, sono totalmente, si può modificare quello che si vuole, il video invece no. Per esempio, oggi data di registrazione di questo video è il 9 di agosto e voglio farti vedere da questo grafico che in data 6 di agosto, per esempio da questo mio e-commerce, ho ricavato 720 euro, che non è male, 720 dollari, scusami, in una giornata, che non è male. Bene, non sono andato in giro a fare screenshot, non sono andato in giro a dire anche tu puoi fare queste cose, perché non è vero, anche tu puoi fare queste cose, non è vero, perché ti dico cos'è, perché la gente non c'ha voglia di fare una mazza. Allora, la gran parte delle tipologie di business funzionano. Funzionano se ci stai dietro per tanto tempo e cerchi di capire come funziona. Alla fine devi diventare esperto in quella cosa. Sto dicendo qualcosa di sbagliato? No, in ogni cosa, se vuoi ottenere risultati, devi diventare esperto. Ed esperto di quella cosa ci diventi solo se ci stai dietro tante ore e ti applichi per tanto tempo. Esempio, un mio carissimo amico. Anche lui adesso è entrato nel settore dell'immobiliare. Non che compra case e le affitta, perché ci vogliono un sacco di soldi per fare questa cosa qui, ma prende case in affitto e le subaffitta poi per determinati prezzi. Per esempio, ha preso questo appartamento in affitto dalle parti di Milano a 1000 euro e ha un ritorno mensile di circa 4000 euro, sulla quale poi ci dovrà pagare le tasse, tutto ciò che vuoi, però è comunque assolutamente inattivo. Ecco, e se ora io ti ho dato questa testimonianza, probabilmente, e spero, che verrà voglia anche te un pochettino di attivarti e di conoscere, di capire queste cose. Bene,
Quello che ti dico è che non è facile. Tu dici, ah, io vorrei un modo per fare soldi passivamente. E tu dici, beh, quale roba più passiva se non affittare una casa e poi subaffittarla, la metto su Airbnb e tutto in automatico. Non c'è niente di automatico. Se questo mio amico, prima di trovare l'appartamento giusto, quanti altri ne ha dovuti visitare? Una marea. Ed essendo lui che non abita a Milano, prendi il treno, vai lì, prendi l'appuntamento, arriva in ritardo, salta l'appuntamento, ci vediamo il giorno dopo e fai la firma con questo, vai dall'agenzia immobiliare. Un bordello allucinante, trova la casa, arredala come vuoi tu, cambia questo, fai di qui, vai lì, fai il tour virtuale, fai le foto. Un casino della Madonna, e alla fine, dopo tutto questo casino, dopo tutto questo tempo e dopo tutto questo impegno, io direi che il guadagno che lui ha ormai è più che meritato. Ma se ti metti magari tu, non è detto che ottieni lo stesso risultato, perché ce l'hai il tempo e la voglia di seguire all'inizio, quando nasce questo progetto, di investire tutte quelle ore e tutto quel tempo? Probabilmente la risposta è no. Quando parliamo di guadagno online, la maggior parte delle persone, degli studenti neofiti, cercano di capire, di sondare il terreno e cercare di capire qual è il modello di business migliore a loro. A volte me lo chiedono, sai, devo cercare di capire qual è il modello che piace più a me. E la risposta è non c'è nessun modello se non c'è voglia di lavorare. Perché in tutti i modelli di business devi metterci tempo, devi metterci ore, devi controllare, ci sono gli imprevisti. In tutti i modelli di business tu ci metterai un casino di tempo, in tutti. Quindi la domanda che è giusto farti è: io ce l'ho tempo da dedicare a un business, a un modello di business qualsiasi, oppure no? Se la risposta è no, che non vuoi metterti in gioco, non hai tempo, al primo fallimento ti abbatti, e allora arrivederci e grazie, ci vediamo nella prossima vita. Se invece vuoi prendere in mano la situazione e dici ok, un modello di business in qualche modo vale l'altro perché tanto io dovrò impegnarmi comunque per farlo funzionare perché niente funziona senza dietro un impegno, allora ci sono tante strade. Per esempio, anche io sulla mia scuola che si chiama pensionedare.com, perché si chiama pensione da re? Perché lo scopo dei corsi che ho realizzato io sono quelli di aiutarti a creare delle rendite passive che ti genereranno poi una pensione automatica. Per esempio, penso che tu lo sappia, se non lo sai male, adesso ce l'ho lì, non c'ho voglia di prenderli, però basta che cerchi ancora una volta il mio nome online, io posseggo diversi canali YouTube, questi canali YouTube mi danno tutti i giorni e tutti i mesi delle entrate, se io ora per 2 o 3 mesi non finissi di fare i video, che cosa accadrebbe? Accadrebbe che comunque YouTube mi pagherebbe per le pubblicità, dei video visualizzati, eccetera, eccetera. Ovvio, non potrei stare troppo tempo abbandonando tutto, ma comunque la cosa andrebbe in automatico. Ecco, io penso che sia questa la cosa da ricercare, che poi sono guadagni passivi? Sì e no, cioè il guadagno passivo per eccellenza non esiste perché ci sono sempre intoppi, c'è sempre l'eccezione, c'è sempre il casino, l'imprevisto e tutto quello che vuoi. Però sicuramente è qualcosa che sono piccoli mattoncini che tu metti un pochettino alla volta che ti fanno avere la sensazione, ed è anche la realtà, di proseguire, di andare avanti, di lavorare per un progetto che diventerà sempre più grande. Bene, io spero che questa chiacchierata così informale, come al solito tra amici, ti sia piaciuta. Ti ho detto insomma le cose come stanno, basta un pochettino aprire gli occhi per vedere che tutto quello che ti ho detto, quello che c'è attorno e quello che c'è online è veramente uno schifo. Apri veramente gli occhi, amico mio, perché è l'unico modo per evitare di prendersi sole e fregature di livelli power. Ok, niente, se tu dici Cristian, io guarda, ho visto la tua scuola pensionedare.com, ma i tuoi corsi sono troppo costosi, non me la sento di fare questo investimento, o perché non ho soldi, o perché non ho tempo, o perché non mi ispira abbastanza fiducia. Allora quello che puoi fare è andare su Amazon e trovare questo libro che ti faccio comparire qui. Si intitola Come diventare ricco anche se parti da zero. È un libro che ho scritto io sotto pseudonimo e lì troverai tantissimi consigli. Ovviamente, inutile dirti, anche il libro, non è che compri il libro e diventi ricco, il libro lo devi leggere. Sono, se non mi sbaglio, 250 pagine e devi leggere tutte, devi trovare il tempo all'interno delle tue giornate di leggere. Se tu dici guarda, io non ho l'abitudine di leggere, non troverò mai il tempo per leggere, non ordinarlo neanche il libro, guarda, ti faccio risparmiare soldi. Però poi non lamentarti, se la tua vita va così e va qua là. Bene, ti ringrazio, ci vediamo alla prossima. Ciao!